bimba schiacciata da un mezzo agricolo. Una bambina di 10 anni stava giocando quando è stata travolta dalla sponda del mezzo. È accaduto a Momegliano di Gazzola, in condizioni serie. Salvato dal medico in sala di attesa, un uomo di 80 anni si è sentito male mentre aspettava di entrare dal medico, ma per fortuna nello studio c'era un defibrillatore e l'uomo è stato salvato dal dottore. IKEA, nuovi blocchi e fogli di via, 80 tir bloccati dalla protesta del Sicobas, lunghe code nell'area del polo logistico, foglio di via per 6 attivisti dei centri sociali bolognesi che avevano partecipato alle proteste del 7 maggio. Furti d'identità, 100 casi piacentini, dati personali e finanziari dei cittadini rubati per ottenere denaro in prestito o fare acquisti, un fenomeno sempre più diffuso anche nel Piacentino. Antonino d'oro a Luigi Menozzi, il prestigioso riconoscimento quest'anno va allo storico educatore scout, la consegna il 4 luglio, alla chiesa San Giuseppe Operaio Don Conte lascia il posto a Don Segalini. Pallavolo Piacentina si riparte, il Copra Volley si iscrive al campionato mentre procede il mercato della Rebecchi Normeccanica, arrivano Brusso e Borgogno. Per completare la rosa manca solo una giocatrice.